Il MotoGP, Valentino Rossi a 41 anni, torna sul podio, in Spagna per lui il terzo posto, primo con 20 anni di meno, Quartararo. Marco Franzelli. Infinito Valentino, sembrava fuori dai giochi, fuori da tutto, e invece è sempre lì a lottare in pista, a farsi beffa dei suoi 41 anni e mezzo. Il terzo posto, dice, è il valore di una vittoria. Lo capisce anche la regia, che alla fine dedica le immagini soprattutto al Rossi ritrovato, all'entusiasmo che lo avvolge insieme a meccanici, ingegneri, come se fosse la prima volta. Perché ritorna sul podio dopo una lunghissima assenza, 17 Gran Premi di digiuno, un anno e tre mesi. Lo avevano dato per finito, invecchiato, vicino alla pensione. E invece si è preso la rivincita sulla Yamaha, la squadra che lo ha messo da parte per il 2021, declassandolo nella squadra B. Valentino allora glielo dice chiaro: dovevate credere in me, avete sbagliato, ve lo chiedevo da tanto di modificare la moto, ora che lo avete fatto, ecco il risultato. Una storia di presente e futuro, rappresentato dal vincitore, l'ennesimo erede designato, Fabio Quartararo, famiglia di Palermo, ma cittadino francese, 21 anni, contro chi ne ha quasi il doppio, potrebbe essere il figlio. Ma Valentino continua a sentirsi altrettanto giovane, sulla sua moto, quella giusta. Si è spenta a 104 anni.